Promozione dell'attività sportiva scolastica con i FIGC e Miura a Braccetto per progetti didattico-sportivi dall'assoluto interesse. Valori in Rete ormai da 10 anni coinvolge le province di tutta Italia con una iniziativa rivolta a tutti gli studenti degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, finalizzata a far maturare eticamente i più giovani, valorizzando le diversità, promuovendo le potenzialità di ciascuno e adottando le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo. Tutto questo giocando. Per la provincia di Chieti quest'anno è Sant'Eusanio ad aver abbracciato il progetto, con circa 200 piccoli atleti che per vicoli e borghi hanno svolto attività fisica nel messaggio del rispetto e dell'inclusione. Fabio Tano, collaboratore federale attività scolastica FIGC Chieti. Questa festa della Federazione Italiana Gioco Calcio nasce appunto ormai da 10 anni circa. E nasce anche come scopo di festa cittadina e quindi quella di portare a conoscenza i borghi, quindi i paesi, da parte di tutti gli altri paesini e paesi della provincia di Chieti. Vista la disponibilità, l'accoglienza, la disponibilità del sindaco di Sant'Eusanio, quest'anno siamo ben felici di aver svolto qui la festa cittadina provinciale. E così promuovere la partecipazione all'attività sportiva e la relazione tra i soggetti coinvolti, abili e diversamente abili, attraverso gli interventi di formazione e informazione e le attività ludico-motorie ad opera degli esperti del settore giovanile scolastico. Valori in Rete è splendida iniziativa che ha anche fatto conoscere e apprezzare paesi e borghi d'Abruzzo. Il sindaco di Sant'Eusanio del Sangro, Raffaele Verratti. All'inizio dell'anno scolastico abbiamo scelto di sposare questo progetto con il CONI attraverso il professore, il maestro Tano, che ci ha proposto questa idea che gli altri anni diciamo, era andato verso altri paesi. Quest'anno abbiamo scelto di far vedere anche il nostro borgo alle insegnanti, alle altre scuole, ma specialmente ai nostri bambini e ai bambini dei paesi limitrofi. Quest'anno abbiamo ricevuto qui a Sant'Eusanio stamattina il comune di Casoli, il comune di Altino e la scuola di Palombaro. Sono circa 200-250 bambini insieme a quelli di Sant'Eusanio del Sangro. È una bellissima manifestazione. Abbiamo organizzato, spero, nel miglior modo possibile e puntiamo a farlo anche l'anno prossimo perché è stata una bellissima mattinata.